È una ridente giornata qui a Sant'Andreas e sono le 7 del mattino. Che ci avrà poi da ridere? Voi non sapete che ho una bottiglia di vino in mano e sto giocando a Bound. Bound è un gioco sviluppato da Plastic con l'aiuto di Santa Monica, quelli di Journey, vi dice qualcosa, e ricorda un pochettino quella meccanica. È un platform. È un art game, più art game che platform in realtà. Siamo nella mente di una donna incinta e viviamo i suoi problemi infantili, probabilmente. Devo ancora finirlo, quindi non so se la metafora sarà proprio quella. In ogni caso, il gioco si sviluppa su livelli, diversi livelli, in un mondo onirico, ispirato all'arte moderna. Molto molto bello. Lo sviluppatore ha cercato di tenere bassa la complessità del mondo di gioco, quindi avremo dei poligoni semplici, delle forme semplici per garantire una fruibilità abbastanza buona e un frame rate alto. E ci è riuscito parecchio. Io lo sto giocando su VR, quindi sto giocando con il visore e sono completamente immerso in questo mondo e è affascinante, è veramente affascinante. Non pensavo potesse pigliarmi in questo modo un gioco di questo tipo, anche perché non è il genere che prediligo. Come gioco ha dei problemi, ha dei difetti. I difetti principali sono un gameplay un po' superficiale, molto superficiale. In realtà c'è poco da fare, non c'è sfida. Platforming è solo accennato, cioè abbiamo il personaggio che nel nostro caso è una ballerina veramente ben fatta, che si muove su queste piattaforme che mutano al nostro passaggio, però non ha sfida, non ha pericoli. Ogni tanto può cadere, rischia di cadere, ma rischia di cadere solo quando lo sviluppatore ha deciso di metterci un pericolo. E anche quando succede, in realtà abbiamo il respawn molto vicino al punto della morte. E quindi la nostra esperienza di fatto è un viaggio, non ci porta a ripetuti tentativi per migliorare le nostre prestazioni. Dove eccelle invece è appunto l'aspetto grafico e l'immersività, la parte artistica del gioco. Dura circa 2 ore, quindi in realtà è un'esperienza abbastanza veloce che, a detta dello sviluppatore, non so se per alibi o realmente, deve durare così perché deve essere giocata tutta assieme. Chiaramente io non riesco a giocarlo tutto assieme e lo sto giocando a mezz'ora alla volta, ma sono molto contento. Quindi direi che ve lo posso consigliare, io continuerò a giocarlo, lo finirò e ve lo consiglio però scontato. Si trova scontato sul PlayStation Store, chiaramente esclusivo solo PlayStation, e quindi se avete voglia di provare qualcosa di simile a Journey, non troppo spinto dal punto di vista del gameplay, ma molto spinto dal punto di vista artistico e soprattutto se avete il VR, quindi avete la possibilità di provare il caschetto, fateci un pensierino. E poi mi dite anche cosa ne pensate, magari ditemi anche cosa pensate di questi giochi artistici nei commenti qui sotto al video, perché sono una branca che sta prendendo piede e copre quella parte di esperienza del gioco che è più rilassante, è più dedicata allo svago mentale. E secondo me ce n'è bisogno.